amici. Lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Le scarpe da Tip Tap. Oh, ciao amici! Meno male che siete qui. Daisy vuole esercitarsi a ballare il Tip Tap, ma non trova più le sue scarpe da ballo. Niente scarpe. Le sue scarpe da ballo sono praticamente scomparse. C'è soltanto una persona che può sapere dove si trovano. Mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Assicuratevi che non ci sia più niente in giro! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Balli bene, Daisy! Ma sarebbe meglio se indossassi le tue scarpe da ballo! È proprio questo il problema! Non si trovano più le scarpe da ballo di Daisy! Dove potrebbero essere? Fatemi vedere! Ah, le ha prese il pesanpasso! Il pesanpasso? Ma che cos'è? Se c'è una cosa che il pesanpasso adora fare, è con passo pesante camminare! Prende ogni scarpa che batte, etichetta o pesta! Più rumore fa, più lui fa festa! Ci stai forse dicendo che il pesanpasso prenderà le scarpe di tutti quanti noi finché non troverà quelle più rumorose? Temo proprio di sì, Bo. Niente più scarpe che scricchiolano, né stivali che rimbombano, né scarpe da ballo. C'è soltanto una cosa da fare: trovare il pesanpasso e farci restituire le scarpe da ballo di Daisy. Per trovare il pesanpasso dovrete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Il pesanpasso! Ha le mie scarpe da ballo ai piedi!
Trovate quelle tre porte e troverete il pesampasso. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. No? Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzola? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Boo Potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ah? Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Guarda! Una scarpa da corsa! Le mie scarpe da corsa mi danno sempre moltissima energia! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una montagna! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta della scarpa da corsa! Andiamo! Questa qui è davvero una strana collina! Vedete la nostra prossima porta? Eccola lì! In cima alla collina! Coraggio, amici miei! È ora di entrare in azione! Siamo in una pista da corsa! I barboncini corrono in cerchio con le loro scarpe da ginnastica! Raggiungeremo la nostra porta! Benvenuti alla corsa dei soffici barboncini! I barboncini corrono velocemente con le loro scarpe da ginnastica! È divertente! Corrono tutto il giorno ininterrottamente! E dovrete superarli rapidamente! Non potete passare sotto, verreste calpestati! Dovete saltare tra l'uno e l'altro per arrivare in cima risparmiati! Saltare tra i barboncini! Che strano modo di fare movimento! Per saltare tra i soffici barboncini che corrono, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per saltare tra un barboncino e l'altro? Un piccolo insetto che cammina? Un canguro che salta? Ho un verme che striscia! Un canguro che salta? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per superare questi barboncini corridori dobbiamo saltare come fanno i canguri!
Boing! E sono un canguro! Che buffo che sei, Daisy! Coraggio, amici miei! Che ne dite di diventare tutti dei canguri? Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre, via! Forza, amici! Saltate di qua, saltate di là! Su, 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 per arrivare alla metà! Fate salti belli lunghi, amici! Su, 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 con i piedi fate tum, tum, tum! Continuate a saltare! Oh, oh! Mi serve altra energia! Saltate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! Il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo Potenza! Saltate! Non vi fermate! Siamo arrivati quasi in cima, guardate! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato la corsa dei soffici barboncini! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Uno stivale da parata! Chissà se ci sarà una banda musicale là dentro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un'asta! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Coraggio, oltrepassiamo la porta dello stivale da parata! Andiamo! Wow! Questi struzzi stanno facendo una parata! Una parata! Mi piacerebbe rimanere a guardare, Daisy, ma dobbiamo continuare il nostro viaggio! Per caso vedi l'ultima porta? Nessuna porta! Come raggiungeremo il pesanpasso se non vediamo la nostra porta? Coraggio, andiamo a cercarla! Perché questi struzzi non ci lasciano passare? Benvenuti alla parata della banda degli struzzi! Questi struzzi vogliono fare una parata eccezionale! Ma altri componenti che suonino i cimbali devono trovare! Marceranno fino alla porta desiderata! Questi struzzi conoscono la strada, ma solo se suonerete i cimbali nella loro parata! Ma come si suonano i cimbali? Oh! Sì! Per suonare i cimbali nella banda degli struzzi... dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per suonare i cimbali nella parata della banda degli struzzi? Un cavallo che galoppa? Un pesce che nuota? O una foca che applaude? Una foca che applaude? Ottima scelta!
Daisy è proprio una foca bella rumorosa. Facciamo come fanno le foche. Siete nella vostra bozzona? Bene, ora conto fino a tre. Poi battete le mani con me. Uno, due, tre. Via! Le mani battete più forte che potete. Ora, mentre le mani battete, in cerchio marciate. Battete le mani in giù, poi battetele in su. E nel frattempo marciate, con le ginocchia sempre più su. Oh! Battete forte quelle mani! Oh oh! Ho poca energia! Battete le mani con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo-potenza! Oh? La porta! Siamo dei veri musicisti, non credete? Ancora un piccolo sforzo, amici poche! Siamo quasi arrivati alla nostra porta! Grazie mille, Struzzi, per averci accompagnati fino alla nostra porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato la parata della banda degli Struzzi! Sì! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Ballate, amici, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Uh-huh. Oh? Stivali a cimbali! Rumorosi! Non avevo mai visto niente del genere prima d'ora! Sarà meglio metterli da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbero tornarci utili più tardi, sai? La terza porta! Il pesampasso! Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a riprendere le scarpe da ballo di Daisy dal pesampasso! Wow! Guarda quante scarpe! Wow! Il pesampasso apprezza molto le tue scarpe da ballo, Daisy! Sì! Se solo trovassimo un altro paio di scarpe altrettanto rumorose con cui potesse camminare! Daisy! Quegli stivali a cimbali sono così rumorosi che non riesco a pensare! Aspetta un momento! Gli stivali a cimbali! Questi sì che sono rumorosi! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici miei! Ehi, pesampasso! Prova questi! Le mie scarpe da ballo. Grazie. E il pesampasso camminò per sempre felice e contento.
Che bel tip-tap, Daisy! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo recuperato le scarpe da ballo di Daisy dal pesampasso. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!